tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial riguardante il motore audio di Studio One 3.5. Nel tutorial precedente abbiamo visto come configurarlo al meglio per avere zero latenza nel monitor in ingresso. In questa sessione, della seconda parte, prendiamo ad esempio un arrangiamento che contiene circa una trentina di instruments aperti, li vedete qui al lato, tutti estremamente pesanti, quindi da Silent a Nepheton, Additive Keys, Zebra, varie istanze di Zebra, Contact e Spire. Oltre a questi stiamo ascoltando la voce in diretta che passa dentro un bus box che contiene degli effetti, che a sua volta finisce nel bus master che vediamo qui al lato e che contiene già all'interno dei plugin estremamente pesanti, tra cui Saturn, Nebula 4, stupendo, e il Stealth Limiter della T-Rex, mentre nel canale voce abbiamo invece il Channel Strip 3 di Metric Halo, il Fat Pressor di PSP, bellissimo anche questo, e il Pro R che stiamo utilizzando come room sulla voce. Adesso la chiudo così sentiamo la voce dry. Vediamo come è configurato il motore audio in questo momento. Clicchiamo sulle preferenze, stiamo lavorando a 256 samples, quindi con 6 millisecondi di latenza, più che accettabile, mentre il processing rimane a 2048 come abbiamo già visto nell'altro tutorial. Per cui l'arrangiamento può funzionare tranquillamente con i 36 instruments aperti, mentre noi registriamo la voce senza latenza. Facciamo una prova, mettiamo in rec il canale, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e riascoltiamo per vedere che comunque non vada fuori tempo. Togliamo il monitor. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e perfetto. Facciamo la stessa cosa con i plugin instruments, per cui andiamo a prendere uno dei più pesanti, che è il pianoforte. Prendiamo ad esempio in questo caso Additive Keys, eccolo qui, lo suoneremo in tempo reale, quindi toccando la tastiera e utilizzando anche il pedale abbiamo modo di vedere quanto influisca sulla CPU, che in questo momento sta lavorando praticamente quasi al 100%. Registriamo qualche cosa con il piano e vediamo la latenza. Ok, andiamo ad analizzare la traccia MIDI e vediamo che è perfettamente a tempo. Ascoltiamo. Questa è la dimostrazione di come Studio One 3.5 possa gestire una latenza bassissima in monitoring, quindi permettendoci ancora di suonare e di registrare strumenti acustici come la voce o la chitarra, senza dover affrontare problemi di latenza all'interno della sessione. Vi ricordo, questa sessione in questo momento siamo a 55 tracce, di cui 36 instruments aperti, eccoli qui,
Il pianoforte, come abbiamo visto, non risente della latenza, come anche la voce che sta passando dentro tutti questi plugin nel master di uscita. Spero vi sia stato utile, iscrivetevi al mio canale YouTube, continuate a seguirmi anche su Facebook e su Music Off. Ciao a tutti!